Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerò i foglietti illustrativi dei parafarmaci più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il parafarmaco Panteal CR Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 13 giugno 2018. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali. Modalità d'uso. Descrizione e caratteristiche. Avvertenze. Componenti e ingredienti. A cosa serve? Panteal è un parafarmaco appartenente alla categoria degli idratanti, tonificanti, rassodanti, multifunzione corpo. È commercializzato in Italia dall'azienda CR Pharma SRL. Informazioni commerciali. Titolare. CR Pharma SRL. Concessionario. CR Pharma SRL. Categoria di appartenenza. Idratanti, tonificanti, rassodanti, multifunzione corpo. Forma farmaceutica. Schiuma. Confezioni. Panteal Schiuma 75 ml. Modalità d'uso. In caso di ustioni lievi. Raffreddare immediatamente la parte ustionata sotto acqua corrente fredda. Quindi applicare Panteal Schiuma agitando bene il flacone prima dell'uso. Usare il flacone tenendolo verticalmente. Applicare lo spray sulla zona ustionata, tenendo il flacone ad una distanza di 2-5 cm dalla pelle. Coprire completamente la superficie ustionata con un sottile strato di schiuma bianca. Lasciare evaporare la schiuma per qualche minuto. Applicare una seconda volta se necessario. Se la parte ustionata rimane arrossata per diversi giorni o se le condizioni si aggravano, chiedere consiglio al medico. In caso di scottature solari. Agitare bene il flacone prima dell'uso. Applicare lo spray sulla zona arrossata tenendo il flacone ad una distanza di 1-2 cm dalla pelle, stendere completamente su tutta la superficie arrossata il sottile strato di schiuma. Lasciare evaporare la schiuma per qualche minuto. Applicare una seconda volta se necessario. Se la parte scottata rimane arrossata per diversi giorni o se le condizioni si aggravano, chiedere consiglio al medico. Descrizione e caratteristiche. Schiuma spray rinfrescante in caso di ustioni e scottature solari di lieve entità ed esplica un'azione idratante di lunga durata che favorisce il processo di riparazione naturale, calmando la pelle irritata. Schiuma soffice, di colore bianco, da applicare su ustioni di lieve entità e scottature solari leggere. Non occorre frizionare per farla penetrare nella pelle, per cui l'applicazione è indolore. Dona una sensazione di freschezza e mantiene idratata a lungo la pelle ustionata o scottata dal sole, esplicando così un effetto calmante e decongestionante. La sensazione immediata di fresco deriva dalla rapida evaporazione sulla superficie cutanea dell'acqua contenuta nello strato di schiuma. I principi attivi contenuti in Panteal Schiuma Spray vengono liberati sotto forma di minuscoli goccioline di dimensioni nanoscopiche che migliorano il loro contatto con la pelle ed intensificano la loro azione. La pelle può così assorbire più rapidamente le sostanze idratanti. Raffreddare e idratare la pelle ustionata serve a calmare il dolore e a ridurre la sensazione sgradevole di tensione a livello della pelle lesa. I principi attivi, pantenolo, ialuronato di sodio ed il beta-glucano, vite, presenti nella schiuma, idratano la pelle e favoriscono il processo di guarigione naturale. Avvertenze. Il prodotto non deve essere usato in caso di ipersensibilità verso uno o più componenti. Sospendere il trattamento in caso di reazione allergica. In caso di scottature solari associate a dolore nei bambini, si raccomanda di consultare un medico. Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento. Tuttavia consigliamo di chiedere consiglio al medico prima di applicare la schiuma spray su superfici estese. Non usare sulle mucose o sulle ferite aperte. Evitare il contatto con le mucose nasali e buccali, le orecchie e gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, le ferite aperte o le mucose sciacquare rapidamente sotto l'acqua corrente. Non ingerire, non inalare. Per uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Componenti e ingredienti. Acqua, pantenol, butane, tocoferil acetate, miristil lactate, miristil miristate, stearil heptanoate, sodium olivoil glutamate, cetearil alcohol, gliceril stearate, propane, stearil caprilate, beta-glucan, sodium ialuronate, glicerin, isobutane, caprilil glicol, sodium cocoil glutamate, caprilidroxamic acid, citric acid.
Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, parafarmaco esaminato.